Tra i leader mondiali nel campo dei caschi off-road, Airo si sta inserendo con sempre maggior convinzione anche nel mondo dei caschi stradali, puntando sempre sull'innovazione e sulla tecnologia, anche con investimenti importanti come quello fatto da poco per la realizzazione di una galleria del vento all'interno dell'azienda bergamasca, che la pone tra i pochi al mondo a possedere questo strumento di sviluppo. La gamma Airo va dai jet ai caschi super sportivi, passando per gli apribili come questo Matisse, un nome storico all'interno della gamma Airo, ma fresco di una profonda rivisitazione per il 2021. Airo realizza apribili sia di tipo tradizionale sia i cosiddetti flip up, come nel caso del Matisse, un casco nel quale la mentoniera può ruotare all'indietro di 180 gradi, scavalcando la calotta per andare a posizionarsi sulla nuca. In questo modo si migliora il bilanciamento del casco quando viene indossato in configurazione aperta e si riduce l'effetto vela della mentoniera quando è sollevata. Dal punto di vista costruttivo, il Matisse è realizzato con una calotta in una resina termoplastica denominata HRT, è realizzata in due misure, una per seguire le taglie più piccole XS, S ed M e una per le taglie più grandi L, XL e 2XL. Le numerose dotazioni come il visirino parasole integrato, il sistema antiappannamento Pinlock e la predisposizione Bluetooth portano il peso a 1675 grammi, un valore comunque nella media del segmento e i cui effetti sono mitigati dal buon bilanciamento del Matisse sia da chiuso che da aperto. Il Matisse vanta la doppia omologazione PJ, ovvero resiste alle prove di impatto previste sia per i caschi integrali che per i caschi jet. La sagoma è compatta, anche se inevitabilmente il sistema flip up comporta una mentoniera piuttosto larga per poter scavalcare la calotta. Il Matisse ha una linea elegante e senza arzigogoli, la calzata è tendenzialmente alta e la forma arrotondata sulla nuca, che resta un po' scoperta nei mesi invernali, ma piacerà a chi soffre molto il caldo. I freddolosi apprezzeranno invece il sottogola amovibile, sempre utile per fermare l'aria fredda. Ottimo il campo di visione, garantito dalla visiera ben sviluppata in altezza e molto larga, sostituibile senza attrezzi e certificata anti-UV. Il comfort è affidato al rivestimento interno in microfibra con tecnologia MicroSense per aumentare la morbidezza, con l'aggiunta del trattamento idrofilo to dry che promuove la dispersione del sudore e un asciugamento più rapido. Sono accortezze tipiche di chi proviene dal mondo dell'off-road. La stessa cura si trova, per esempio, nella facilità con cui tutti gli interni sono amovibili per lavarli. La chiusura è micrometrica, sempre molto pratica, e la facilità di azionamento della mentoniera e della visiera è buona anche con i guanti. Il risalto per l'apertura della visiera sul bordo superiore è facile da individuare ma un po' atipico. Il visierino si aziona invece con la classica levetta sul bordo inferiore sinistro del casco. Il sistema di ventilazione, denominato ACVS, conta su una presa sulla mentoniera e una sulla fronte, regolabili, più due estrattori lungo la vena d'aria, sopra e sotto la nuca. Lo sviluppo in galleria del vento si sente. Il Matisse è un casco estremamente silenzioso quando si chiudono le prese d'aria, ad esempio per una telefonata, mentre quando si aprono le prese frontali l'afflusso d'aria è piuttosto buono. Grazie alla buona qualità costruttiva e alla cura dei rivestimenti interni, il Matisse è un casco decisamente confortevole che vanta, come detto, anche la predisposizione nativa per il sistema Bluetooth AW-Con. Con queste caratteristiche, il nuovo Airo Matisse è un casco che si propone per l'utilizzo veramente a 360 gradi e anche tutto l'anno. Esiste in tre colori, bianco, grigio e questo nero opaco, ed è in vendita a un prezzo di €329,99.